che ho cercato di coinvolgerti in questa serata. Beh, innanzitutto, insomma, direi che ormai sei diventato un personaggio importante del mondo del panorama calcistico italiano come mister, ma soprattutto la cosa che mi interessava era di poter condividere il fatto che hai allenato tanto, tanto, tanto i giovani nelle società professionistiche, ma adesso, avendo aperto questa finestra nelle nazionali, ci puoi aprire anche gli occhi su quelle che sono un po' le differenze fra quello che succede in Italia e quello che succede all'estero. E quindi magari due o tre domande anche su questo non sarebbe interessante farle. Qui naturalmente c'è parte del tuo curriculum, però magari ti presento e mi aiuti a presentarti, ecco, che così ti puoi raccontare un po' da dove sei partito e ricapitolando velocemente il percorso che hai fatto, che è stata sempre un'ascesa. Sì, beh, lì c'è purtroppo, c'è solo una parte, purtroppo per l'età di quello che diciamo, è stata la mia storia. È iniziata in dilettanti molto, da molto lontano, nel 99, ho fatto una decina d'anni nella prima scuola di dilettanti, dunque sono partito nell'86, nel 99 sono entrato nei professionisti come allenatore del Chievo, ho fatto un anno di giovanissimi, poi ho fatto 3 anni delle nazionali e poi 10 anni di primavera, diciamo in un anno di prima squadra come secondo in prima squadra in Serie A. Poi ho fatto un paio di anni in Serie C e poi sono diciamo, entrato nella federazione un po' per ridurla, diciamo, la strada è stata questa, insomma, la strada di uno che non è stato un giocatore professionista, un modesto giocatore dilettante che però con grande passione per quello che faceva, per lo studio del calcio in generale, proprio per il calcio in sé come materia prima di tutto, e ho cominciato ad allenare molto giovane, insomma, avevo 21 anni, quindi 22 anni. Quindi insomma compio ormai più di 30 primavere nelle panchine, seppur ripeto a tutti i livelli, quindi dai più bassi fino a dove sono ora. Ma la passione, perché molto spesso quando un allenatore inizia ad allenare c'è sempre così il traguardo di dover allenare i grandi, no? Di dover allenare le prime squadre. Tu invece hai allenato anche, cioè hai allenato soprattutto giovani, quindi è stata una passione, una scelta, No, cosa ti ha... no, no, non è stata una scelta, è stato che mi sono trovato bene per molti anni lì a Chievo, ho fatto 10-11 anni da primavera, che comunque diciamo è un po', almeno per come l'ho vissuta io, insomma è una categoria un po' al limite con gli adulti, quindi insomma alla fine mi sono sempre, quasi sempre trovato ad allenare ragazzi alla soglia della prima squadra, insomma, ecco, quindi il lavoro era simile a quello che facevo anche quando facevo la prima squadra dilettanti o quando ho fatto la prima squadra lumezzane, insomma, non cambia molto, insomma, ecco. È stata una fatalità, a dire il vero, io cerco di rimanere dove mi piace, non sono uno che cambia molto volentieri, onestamente, se mi trovo bene in un posto, mi piace starci, mi piace occupare quel posto e cercare di sviluppare il lavoro che faccio. È stato questo, insomma, ecco, sono stati veramente pochi posti dove mi sono trovato male, per cui sono quasi tutte storie, tutte avventure che sono durate parecchio in ogni posto dove sono andato. Ma quindi poi hai visto il tuo ingresso nello staff delle nazionali giovanili come un coronamento di questo percorso? Anche lì è stata, sinceramente, è stata un'occasione, insomma, è stata una proposta che mi era già stata fatta, che avevo dovuto rifiutare così, perché ero sotto contratto con un'altra società e quindi l'avevo in quel momento rifiutata, poi mi si è ripresentata, l'ho accettata di buon grado perché comunque l'esperienza internazionale era un'esperienza che mi piaceva fare, mi piace fare, mi piaceva fare in quel momento, pensavo che fosse utile al mio lavoro e devo dire che anche con il senno di poi è un'esperienza veramente che ti dà altre vedute, altro modo di interpretare il calcio, ti apre altre riflessioni, altri modi di lavorare. E proprio apriamo una piccola finestra prima di entrare nel tema della serata, per chiederti proprio come hai visto la differenza tra i giovani italiani e i giovani stranieri. Oddio, questa ci vorrebbe una serata solo per spiegarlo, insomma. Ecco, comunque la differenza fondamentale, le differenze sono molte a dire il vero. Beh, innanzitutto di numero di giocatori, che noi facciamo
facciamo un po' fatica a produrre grande numero di giocatori, soprattutto di qualità. Questo è un dato di fatto, purtroppo, e l'assenza di un qualche giocatore, un paio di giocatori, o siamo costretti addirittura tra varie nazionali a scambiarci i giocatori perché non troviamo giocatori, diciamo, che siano all'altezza di quello che è la competizione europea, che è una competizione che ha un modo di competere molto agonistico, molto fisico, sicuramente molto fisico, ma che si è molto sviluppato anche sotto l'aspetto tattico, perché ormai gli staff anche delle nazionali, delle varie nazionali, non è detto che provengano da quel paese, ci sono piccoli paesi che hanno comunque staff di livello, di competenze, ci sono delle competenze elevate, quindi noi la prima cosa che mi sento di dire è che facciamo ancora molta difficoltà a produrre giocatori in quantità, ecco, abbiamo qualche giocatore bravo ma siamo costretti, come ripeto, tante volte a scambiarcelo, e quindi ci bastano poche assenze per metterci un po' in crisi, ecco, a tutti i livelli. Se dobbiamo pensare tipo a una bilancia, no? Dove da una parte c'è l'aspetto tecnico e dall'altra parte l'atteggiamento, quale delle due pesa di più nel confronto internazionale? Nel confronto internazionale mi pare che possa essere l'atteggiamento, soprattutto per quello che riguarda, diciamo, la capacità di far fatica, insomma, ecco, sicuramente a livello internazionale sarà un po' per cultura, insomma, noi siamo un po' mammoni su certe cose, quindi diventiamo indipendenti dopo, un po' per il nostro anche modo di lavorare in Italia, che tante volte è spesso molto didattico, molto, molto così scolastico, ma non sempre intenso, forse in questo dobbiamo migliorare. Bisogna dire che, diciamo, che il gap più grosso che ci troviamo ad affrontare è proprio sotto profilo del ritmo, insomma il ritmo all'estero, in qualsiasi parte si vada, anche nei piccoli paesi, è molto più elevato, insomma, ecco, quindi la difficoltà che abbiamo, la prima difficoltà grossa che abbiamo, al di là delle qualità, è quella di parificare questa capacità di tenere alti i ritmi. Bene, entriamo quindi nel vivo dell'argomento di questa sera. Leadership, uomini e idee. Secondo te, intanto, come mai secondo te è importante la leadership per un allenatore, e quanto magari manca nella formazione degli allenatori questo aspetto? No, ma io, guarda, ho pensato di questa non deve, non può essere una lezione, io non sono né psicologo né sociologo, quindi io ho cercato di raggruppare, diciamo, un po' quelle cose, quelle annotazioni, quelle riflessioni che mi piacerebbe appunto condividere su quanto sia importante non solo conoscere la materia, non solo, diciamo, noi allenatori spesso siamo molto appassionati, io per primo, molto appassionati di tattica, di esercitazioni, di metodologia, di dati, di cose di questo tipo, e forse la riflessione che faccio a voce alta è che abbiamo un po' perso l'importanza della creazione di un rapporto, di una condivisione di un rapporto. Perché la domanda che mi faccio spesso è quella di dire, non so, perché il giocatore dovrebbe ascoltare quello che gli dico? Perché il giocatore dovrebbe fare motivato quello che gli dico? Solo perché sono un allenatore? O perché forse devo creare un rapporto? Mi pare che così a sentore noi allenatori spesso abbiamo la tendenza di considerare i giocatori un po' come le pedine della lavagna, no? Però dietro un giocatore c'è un mondo, c'è una relazione da costruire per avere delle soddisfazioni, e per avere soddisfatte delle richieste, secondo me bisogna andare un po' più in profondità. Questa è una serie di riflessioni su uno stile di conduzione che non è ovviamente sempre lo stesso, non può essere lo stesso per tutti. Abbiamo esempi ogni giorno di allenatori che interpretano il loro ruolo in maniera differente. Se posso dare un consiglio, la cosa principale che paga è la spontaneità, nel senso che uno deve essere quello che è, deve essere credibile per quello che è. Insomma, noi tutti abbiamo degli esempi, degli idoli, delle persone che ci ispirano, ma un conto è farsi ispirare, un conto è cercare di assomigliare. E nel tuo percorso c'è stato un cambiamento, perché magari all'inizio si cerca tutti, no, di emulare qualcuno, di essere ma c'è stato un cambiamento proprio nello stile, anche di non solo di conduzione del gruppo, ma anche proprio in quello che poi è stata la filosofia con cui alleno, il modo di allenare, insomma, no? Io vengo sicuramente da una generazione di allenatori molto schematici, molto didattici,
magari molto accaniti sull'aspetto tattico, vengo da quel mondo lì e non lo rinego. Sicuramente con le esperienze negli ultimi 10 anni che ho fatto mi hanno un pochettino, come dire, allargato la gamma di quelle che sono le scelte che faccio, le priorità che faccio, di come alleno. Insomma, diciamo che mentre prima era per ridurre in maniera molto semplice, io penso che gli allenatori si possono dividere in due grandi grupponi, no? È il gruppo degli allenatori che ha un'idea di gioco, spesso un'idea di gioco, che conosce bene, quindi si sente sicuro nel proporla e ci vuole incastrare un po' dentro i giocatori, quindi cerca dei giocatori che siano adatti a quel sistema di gioco o cerca di modificare i giocatori che ha a disposizione per quel sistema di gioco. E poi c'è un altro gruppo di allenatori, diciamo, che cerca di ottimizzare i giocatori che ha a disposizione, quindi le idee le costruisce sui giocatori che ha a disposizione. Ecco, io credo di aver fatto un po' il passaggio da un tipo di allenatore all'altro, nel senso che adesso mi sento un po' più parte del secondo gruppo.